Ancora buon pomeriggio e buona domenica, seconda edizione del nostro giornale in apertura agli esteri. Due palestinesi sono rimasti uccisi nel sud della striscia di Gaza in un attacco condotto dalle forze armate israeliane, il secondo nelle ultime 12 ore. Israele ha smentito che sia stato un raid aereo e afferma che a sparare è stato un carro armato contro obiettivi di Hamas. Una risposta all'esplosione di un ordigno che era stato lasciato al confine, che un robot telecomandato stava disinnescando. In un primo attacco, invece, compiuto dalle forze israeliane nella striscia di Gaza durante la notte, non c'erano state vittime. Ancora consensi e grande successo per la terza edizione di Arte in Festa, organizzato dal Liceo Artistico Sacro Cuore, che si è svolto ieri pomeriggio a Cirignola, nel Poggiano, tra tante emozioni, musica, sfilate di moda, esibizioni ed anche opere di arte importanti, non solo dei ragazzi, ma anche dei prestigiosi art walker, come nel caso di Cactus e Maria. Lì, la loro intervista ve la faremo sentire questa sera alle 19. Invece, in questa edizione andiamo a sentire l'impegno che è stato portato dall'Associazione di Promozione Sociale Federico Secondo Eventi. Abbiamo intervistato la vicepresidente Cinzia Del Corral. Ecco che cosa ci ha detto. Cinzia Del Corral, allora l'Associazione di Promozione Federico Secondo Eventi è presente a questo importante appuntamento di arte in festa terza edizione. Non solo tu, anche il presidente Miguel Gomez, quali sono le sensazioni e come state vivendo questo evento? Con passione, entusiasmo, grinta, decisione, siamo decisi ad andare avanti, a non fare che sia soltanto una meteora. È un liceo che merita attenzione, sostegno, merita che noi cirignolani, io sono cirignola, che noi cirignolani ci prendiamo cura dei nostri ragazzi, cura del benessere fisico dei nostri ragazzi Certo. e anche del modo di vivere. Le nostre scuole sono importanti e qui tutto il mio appello alla provincia, si può lasciare cadere questa cosa così. Non può piovere in un liceo artistico all'interno del quale ci sono dei manufatti che io invito il Presidente a venire Tra l'altro, Cinzia, sappiamo che avete raccolto il grido di dolore che è stato lanciato dalla preside Colucci dopo gli avvenimenti degli ultimi giorni e tra l'altro ha raccolto tutti i grandi artisti pugliesi e non solo hanno aderito a questo grido di dolore. Assolutamente sì, già a novembre, dopo il primo allagamento della scuola, il maestro Gomez si è inquietato, che è un modo con quel molto bellissimo video che sciamano sappiamo e che abbiamo visto tutti. ha chiamato a raccolta, ecco perché ci siamo raccordati con un modo di dire già conosciuto, chiamata alle arti. Ha chiamato a raccolta gli artisti, come dire. Gli artisti del mondo adulto, già formato, del mondo, gli artisti che crescono nel mondo dell'arte, non sono rimasti indietro, hanno donato la loro opera, l'opera sarà venduta. E il ricavato è completamente donato all'associazione. Certamente la pioggia di 2 giorni fa, 3 giorni fa è stata ciliegina, perché Certo. per chi l'avesse dimenticato, in questo vicino Grazie, buon lavoro. Parliamo di spettacolo e solidarietà, l'orgoglio del Sud e la grande tradizione canora partenopea tra i protagonisti di uno spettacolo di beneficenza in programma oggi al Teatro Umberto Giordano di Poggio, organizzato dall'associazione Sant'Alfonso Onlus. Canta Napoli, in cui si esibiranno Mario Salvatore, Barbara Bonaiuto, Rosalba Santoro e Corale Sant'Alfonso. Una raccolta fondi per questo evento è destinata a finanziare il dormitorio per i senza fissa dimora della parrocchia di Sant'Alfonso dei Liguori di Poggio, l'associazione che si è costituita il 29 maggio 2016 per volontà di un parroco locale, collabora strettamente con la Caritas diocesana Dauna, da cui riceve fondi che quest'ultimo ottiene dal comune grazie a una convenzione in cui si impegna a offrire alloggio e vitto ai poveri della città. La questione SIA torna in primo piano alla Commissione regionale ambiente della Regione Puglia, mentre continua il voto e risposta del sindaco di Trinitapoli Di Feo e quello Ovantino Metta. Per i dettagli sentiamo la redazione di News24.it.
Le due priorità da affrontare prima dell'estate, dicono dalla Commissione regionale ambiente, tornata ieri a riunirsi per discutere della crisi di Sia, l'azienda che si occupa del servizio di igiene urbana nei 9 comuni del consorzio Foggia 4. I sindaci auditi hanno espresso la loro preoccupazione per i problemi di ordine pubblico e ambientale che si stanno presentando sui loro territori a seguito dell'indebitamento crescente dell'azienda. La questione tornerà ad essere tema di approfondimento nella riunione fissata per mercoledì prossimo tra la Regione, l'Ager e i sindaci dei 9 comuni. L'auspicio del primo cittadino di Trinitapoli, Francesco Di Feo, è che la Regione possa promuovere la costituzione di una nuova società pubblica che assorba tutti i dipendenti di SIA e garantisca un servizio di igiene urbana all'altezza delle aspettative dei cittadini. C'è una sorta di cronoprogramma che è partito dall'incontro avuto in prefettura a Foggia, dove con il commissario Grandaliano si è stabilito appunto che dovrà essere individuata una società pubblica che dovrà introitare tutti e 300 i lavoratori alle attuali condizioni, quindi livelli contrattuali, retributivi, per poter finalmente riprendere un servizio normale e così che i singoli comuni possano fare i propri contratti, i singoli contratti e avviare appunto un nuovo sistema di raccolta. Questo è il cronoprogramma in atto. Ieri ci siamo incontrati in Regione Puglia, dove appunto abbiamo rimarcato la necessità di un intervento urgente da parte della Regione, perché la condizione climatica, siamo ormai in estate, e i rifiuti che non vengono raccolti come si dovrebbe comportano ormai un'emergenza ambientale. Ci sono il problema delle blatte, il problema dei topi, il fatto che i rifiuti, i sacchetti siano sui marciapiedi comporta chiaramente un grosso problema igienico-sanitario. Quindi non c'è più tempo da aspettare. In chiusura della pagina sportiva, tra poco meno di un'ora a Monte Carlo scatta il Gran Premio omonimo, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018, pole position per la Red Bull di Daniel Ricciardo, seguita dalla Ferrari di Sebastian Vettel, terzo e quarto tempo rispettivamente per la Mercedes di Hamilton e per l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen. Un mondiale che in questa prima parte si rivela vincente, visto che sia Vettel che Hamilton hanno vinto due gare a testa, e la consapevolezza che rispetto agli anni precedenti sarà più combattuto. Avvio della gara alle 15:10 ora italiana. È tutto per il momento per il nostro telegiornale, grazie per averci seguito, notizie e approfondimenti con l'ultima edizione stasera alle 19:00. A più tardi.